Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941, guardate, non sapevo che parlasse quando apre la bocca, quando io parlo parla anche lui, bla 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 bla, ciao ciao, io voglio gomma amico, voglio gomma, che, vabbè, piccola, qui pro qua, signori io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su GTA 5 online, signori, per iniziare una nuova serie, ovvero quella in cui farò delle gare, farò delle azioni online, delle avventure diciamo online, che porterò sul canale. Fatemi sapere se questo tipologia di video vi può piacere e eventualmente continuerò a portare sia gare sia sopravvivenza sia LTS, quello che volete possiamo fare. Detto questo, signori, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che state dando a questa serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Maullo941, in cui tramite le stories vi aggiorno sulla programmazione dei video e soprattutto vi aggiorno sulle live che andiamo a fare sia su questa che sull'altra piattaforma. Infatti vi ricordo anche di seguirmi sulla piattaforma Viola, sulla quale faremo anche le live. Detto questo, signori, io cerco una partita, una gara e ci vediamo in video. Ok, signori, ci siamo. Abbiamo trovato la gara. Abbiamo trovato la gara, siamo in tot, non so, la radio cortesemente la leviamo, tanto voi non la sentite, a me dà solamente fastidio, niente, siamo rimasti bloccati con la radio, perfetto. La gara è la Senora Freeway, ok, traffico predefinito, livello, avviato l'attività, ok, dominio, va bene, vedete le varie situazioni, la partita sta partendo, siamo con la moto, che paranoia, signori, con la moto faccio schifo, già scelto... pigliamo questa, la mettiamo verde, si può avere, o gialla, arancione, il bronzo, gialla, mi piace, se vinciamo facciamo questa cosa. Secondo me abbiamo preso una moto un po' di merda, c'è quella, no, ridammi questa, va bene, già aggiudicato, corriamo con questa, non so che cazzarola l'ho preso, però va bene, vediamo di riuscire, l'importante è arrivare, signori, giocatore va bene, non mettiamo nessuna scommessa, siamo pronti a giocare. Come finisce si racconta, signori. Come finisce si racconta. E sì, ci siamo. Vediamo quante... Non so quante volte mi spaccherò la testa in questa gara. Però dobbiamo riuscire a fare la cosa giusta, signori. Una volta ne ho vinta, l'ho vinta una gara. Perché? Cioè, quello mio non accelerava. Cioè, sta a fare la passeggiata. Non mi ha accelerato per niente la motocicletta. Siamo ultimi. Siamo ultimissimi, signori, bello, le gare quelle belle. Abbiamo preso proprio la moto forse più brutta che potevamo prendere. Riesco a prendere una scia? Dai, zii, prendi la scia. Occhio che c'è la curva a sinistra. Ci sfracelliamo tutti male ora. Vediamo. Oh, la sanno fare tutti bene. No, ma dai, ma la macchina non ci stava. Ero riuscito a fregare una botta di persone. Mi metti la macchina, levati. No, signori, il traffico no, ma porca di una paletta ambriaca. Allora, abbiamo preso la moto peggiore che potevamo prendere. Ci siamo presi già una tramba. Eccola, la seconda macchina. 2 su 2, signori, 2 su 2. Quanti giri sono? Questo video durerà un bordello. Va bene, ce la possiamo fare, signori. Siamo senza casco. Stiamo correndo su strade provinciali, siamo ultimi e va bene così, quando si dice proprio le gare quelle fatte bene. Oh, signore, non giocava GTA da, soprattutto nelle gare da non so quanto tempo. Il nostro tizio, ho l'impressione che stia andando a 2 all'ora questa motocicletta. Non so se è un'impressione mia o è veramente la moto più scarsa che potevamo prendere fra tutte quante. Però va bene, ci stiamo facendo la passeggiata, signore. Giro turistico a GTA Online. Siamo nella zona desertica, potete vedere le balle di fieno alla nostra sinistra e alla nostra destra. Potete tranquillamente controllare che il traffico è scorrevole. Se volete venire a visitare questa zona vi consiglio di venire soprattutto nel periodo estivo, in cui potete usufruire delle spiagge e dei mari per fare tanti bei bagni e stare belli freschi. Nel periodo invernale invece c'è molto più freddo perché c'è lo sbalzo di temperatura, quindi portatevi dei giacchetti pesanti per coprirvi da eventuali influenze, eventuali raffreddori. E va bene, spot pubblicitario fatto. Sì, sono ultimo, cioè non riesco a prendere nessuno. Sta motocicletta va a 2 all'ora, ma di che stiamo a parlare? Ma io dico, ma quante moto potevo scegliere? No, le gare in moto sono le peggiori. Perché tutti hanno concluso e stanno guardando. Perfetto.
Stiamo arrivando anche noi, signori, stiamo arrivando anche noi a concludere la gara. Stiamo facendo il nostro bellissimo giro in motocicletta. Qui potete vedere un piccolo aeroporto, l'autostrada, il cavalcavia. E che fanno? Già via una macchina prima di finire il giro? No, ok. Gara conclusa, signori. Bella così, proprio quando siamo arrivati ottavi. 8 su 8, proprio grande gara. Grande gara, grande. Abbiamo pure soldi. Mamma mia, pigliamo pure soldi. E chi ce lo doveva dire a noi? E chi ce lo doveva dire? Facciamone un'altra, signore, perché questa è andata veramente male. È stata proprio una gran ciofeca di gara. Ecco, ha vinto la scimmia. Ecco, io volevo quella moto. Perché non ce l'avevo io quella moto? Non l'ho potuta scegliere quella moto. Dai, signori, facciamo una. Sì, mi è piaciuta tantissimo questa gara. Bella, bella, veramente. Molto bella. Sei sicuro? No, no, quali tutte munizioni? Ma che pazzo. Abbiamo preso $3.000. Ah, meglio di niente, meglio di niente. Facciamone un'altra, signori, facciamone un'altra. Oh, mamma mia, di nuovo le motociclette. Allora, fatemela scegliere con calma stavolta. Invece. Ne voglio una potente. Questa sembrerebbe potente. Può essere? Questa sembrerebbe potente. No, questa mi sta già di scarsa. Datemi, questa è da corsa, signori. Se non riusciamo a vincere con questa, dico non vinciamo con nessuna. Questa non è la stessa? Sì, solo che me la posso prendere con i miei colori. Perfetto, gialla, ok, ok. Ma è la stessa di prima? No, non è la, è la Pegassi. Dico, la Pegassi dovrebbe essere una buona moto. Porca miseria, dico. Che cazzarola, dovremmo riuscire a fare, dico. È vero che faccio schifo. Ecco, ah, non partiamo ultimi. Già questa è una cosa buona. Tutti hanno la nostra stessa moto, a parte quello che ha la moto tarocca. Vabbè, anche quello lì c'ha la... In tre hanno la moto tarocca, signori. Quindi in tre hanno già la vittoria in pugno. Sì, la vittoria se la giocheranno quei tre che hanno le moto tarocche. Noi vediamo se riusciamo. Ma perché parte così lento? Oh, però siamo in gruppo, signori. Siamo in gruppo. Se non facciamo cacate, siamo in gruppo. Eravamo in gruppo, signori. Se ne sono andati tutti. Quanto siamo? Settimi. Settimi su otto, se non sbaglio. Ecco, ora siamo otto su ottavi. Bello così. Mi sembrava strano che eravamo settimi. No, 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 no. Frena, frena, frena. Dai, dai, che si sono ammazzati tutti. Dai, che si sono ammazzati tutti. Ce la possiamo fare. Ammazzatevi, ammazzatevi, signori. Siamo quinti. Forse riusciamo a non fare proprio schifo, schifo, schifo. Un poco di schifo lo facciamo, però magari non riusciamo a fare proprio schifo, schifo, schifo come prima. Dai, 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 dai. Ok, le macchine, ok, le macchine. Questo è morto pure. Bello così, un'altra posizione guadagnata. Stiamo superando le persone perché muoiono. Si pigliano le macchine davanti e noi riusciamo a superarli. Però va bene, però va. Oh, tutto vale, vale tutto, signori. Non ci sono regole, non ci sono come prima. Noi ci siamo presi 8.000 macchine davanti, anche, è giusto che anche gli altri si prendino 8.000 macchine davanti. No, ma da dove è passato? Ma dai, ma da dove è passato quello lì? Mi ha superato proprio, mi ha sverniciato violentemente. Però dai, 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 lo teniamo, non lo teniamo più, se n'è andato. Ma perché gli altri riescono ad essere più veloci? Cioè, so io che sono una ciofeca proprio anche ad ammaccare l'acceleratore, o sono proprio gli altri? Macchina! Dai così, dai così. Frena, 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 frena. Bello così. Siamo quarti. È morto qualcun altro sicuramente in qualche incidente. E noi siamo riusciti a superare. Siamo quarti, signori. Siamo a un passo. Siamo a un passo dal podio. Siamo a un passo dal podio. E c'è il traguardo vicino perché gli altri già hanno concluso. Vabbè che noi siamo ancora al bar. Già sono al bar. Siamo noi che... Ah, gira, gira. Il traguardo, signori. Il traguardo. Dai così. Quarti. Dai, ci siamo rifatti. Ci siamo rifatti. Meno male che gli altri si sono andati a ammazzare da soli. Noi siamo arrivati quarti. L'avevo detto, la vittoria se la giocavano quei tre che avevano le moto tutte e tre tarocche. E noi abbiamo preso la prima posizione di quelli con le moto normali. Dico, tanta roba. Tanta roba. Ah no, quello con la moto tarocca ancora. Non sono arrivati quelli con le moto tarocche. Pensavo fossero arrivati loro prima. Invece no, hai capito? Hai capito? Quando uno pensa una cosa, invece non è come la pensi. Solamente $2.820. Va bene, non ci famo niente. Ci compriamo il cappuccino al bar e basta. A GTA qualsiasi cosa costa miliardi di dollari praticamente. Ok, ha vinto quello con la moto che volevo prendermi io. Mannaggia a lui, mannaggia a lui. Avevamo la stessa moto. Comunque, signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero che questa tipologia di video vi piacciono. Spero me lo facciate capire con i like e con i commenti. A me piacerebbe portare altri video. Detto questo, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao.